Teheran, dove fu soggetto ad ogni forma di intimidazione. Il calvario degli uomini di Moira Orfei è durato 120 giorni, mentre in città infuriava ed infuria tuttora la rivolta contro il regime militare di Reza Pahlavi. Il circo era impossibilitato a muoversi, anche perché le autorità iraniane avevano stranamente bloccato i passaporti. Poi, per l'intervento diretto di Farah Dibba e del governo italiano, uomini, animali e mezzi sono stati imbarcati sulla nave transoceanica Silvia. Ad attendere la comitiva al porto di Napoli erano Moira Orfei ed il marito Walter Nones. E questo è un altro motivo. Dunque ce l'abbiamo fatta. Allora io volevo chiedere questo, ormai il circo è arrivato. Ecco, prima non avevo, ecco, finalmente inquadriamolo e lui è Pippo Fortini. Siamo grati a lui. Lavora in un modo terribile. E l'abbiamo preso Pippo Fortini. Dunque, Moira Orfei. Allora, il circo ormai anche la tenda è elevata, ha toccato terra. Sono felicissima, guarda, però una cosa mi dispiace, non è venuto il sindaco di Napoli a ricevere, non me, che a me non interessa, ma a ricevere il circo. Siamo dispiaciuti, noi aspettavamo forse qualche autorità in più, però questo non importa. A me le autorità va bene. Le autorità non sono un problema, tu hai avuto il popolo, la gente di Napoli. Ecco, bravo, questo a me interessa importante. Il popolo di Napoli, che è un popolo così espansivo, specialmente nei miei riguardi, che io tutti gli anni, ogni volta che vengo a Napoli, mi vengono a trovare a flotte perché porto dei bei spettacoli e forse perché sono anche un po' simpatichina alla gente. Molto, Katia. E poi, sai, l'abbiamo già detto altre volte, la gente ti vuole bene a Moira Orfei. È la massa che ti vuole bene, sono le famiglie di Napoli. Sai perché mi vogliono bene? Perché io non mi do le ari, che sono bella, che per l'amor di Dio non ci penso neanche. No, perché lavoro con le bestie, con le belve, no? Lavorando con gli elefanti, quest'anno lavorerò con delle foche pure. Allora la gente vede me così, che amo molto gli animali, che ci gioco, che lavoro e mi prendono a volere bene. E questo è il segreto che voi non sapete. Dunque lo impariamo, cerchiamo di metterlo anche noi in pratica. E le bottiglie, perché due bottiglie sono state rotte? Due, una per il circo e una per tutte le mie bestie, le mie belve. Ah, ecco, ho capito. I miei elefanti. Qual è stata l'emozione nel rompere la bottiglia di champagne? Beh, nel momento che rompevo la bottiglia, guarda, mi sono rotto una mano, pensavo questo. Ma l'emozione più grande è stata quando ho visto arrivare la nave. È stato bello, sì, è stato bello. Non si voleva rompere la bottiglia. No. Si è commossa. Sì, molto. È stata una cosa meravigliosa, perché dopo 5 mesi che aspetto il circo e dopo 2 mesi di prigionia, come diciamo un lager, eravamo come un campo di concentramento, e tutte le bombe, gli incendi che ho avuto, adesso per me mi sembra un sogno essere qui in Italia ed essere riuscita a portare tutto il mio circo. Devo dire grazie anche alla flotta Lauro, che mi ha aiutato con la loro nave, perché le altre navi avevano chiesto un prezzo esorbitante, mentre Lauro me l'ha quasi regalato questo viaggio. E dunque, adesso vogliamo sapere che cosa succederà. Dunque, il circo è arrivato e sta piano piano, scaricando, ecco, sta camminando, lo stanno scaricando, sì. Anche se si tratta di camion, dei bilici enormi, delle gabbie grandissime. Dunque, andrete in via marittima. Sì, via marittima qui a Napoli, e staremo 50 giorni. 50 giorni. Spero di più io. Dove monterete lo sciapitò? Proprio in via marittima? Via marittima è il solito posto dove va il circo tutti gli anni. Ecco, cioè adesso sarà tutto normale, come se arrivaste da un'altra città. No, questo no, perché avremo dei problemi con le belve. Dopo 5 mesi che non lavorano, vedremo come si comporteranno adesso nelle prove. Non vorrei che il circo, adesso che è arrivato in Italia, qualche belva mi mangiasse la mano. No. Botte, va bene, con questi marocchini, e questi marocchini parlavano perfettamente il tedesco, quindi i tedeschi ci hanno bloccati, ci hanno portati tutti in polizia, e mentre eravamo in polizia, quando siamo usciti dalla polizia c'erano, le dico, almeno 1000 napoletani, perché fuori c'erano dei marocchini con le macchine, con le pietre, che ci volevano quasi linciare, perché mio marito li ha quasi mazzati, questi due marocchini che si facevano passare per tedeschi. E questi napoletani ci hanno accompagnato fino all'albergo, cioè ci hanno protetto dicendo: noi ci chiamano i 1000, perché loro tirano le pietre, ma noi tiriamo fuori un cuzziello, come dicono qua, così, ha capito? Un cuzziello. E quindi anche in Germania ho avuto la protezione dei napoletani. Beh, ma i napoletani... Questa è una cosa che è successa 10 anni fa. Ma i napoletani le trovo per tutto, lei si figurti, il 1959-56 ho navigato, sono stato al Formoso, a Taiwan, e ho trovato i napoletani. Sì, è vero. I napoletani lo trovo per tutto il mondo. Ma anche in Iran ci sono i napoletani, e tutti mi venivano a trovare. E non ammazza come fanno in Iran. No, per l'amor di Dio, là è stata veramente una cosa, anche adesso è molto tragica.
Anzi, adesso la cosa sta peggiorando. Non crede che ci torno di nuovo, là, no? Ma nemmeno con il metro dietro la schiena si torna. Finito. No. Una domanda. Sono le 14:35 del nostro diario. Sì. Ha fame? No. Neanche un po', no. La gioia, no. Solo gioia. No. Lei ha cenato ieri sera? No. Sappiamo che non ha nemmeno dormito. No. Quanto tempo è che non dorme? No, ieri sera, guardi, l'altra sera ero così, ho preso un sonnifero. Ma questa notte nemmeno con i sonniferi sono riuscita a dormire. Bene, dunque concludiamo con Moira Orfei, le auguriamo auguri di buon anno e ci auguriamo soprattutto che il pubblico, il suo pubblico la venga a trovare. Per un motivo molto semplice, innanzitutto perché lo spettacolo sappiamo eccezionale, abbiamo così parlato con i suoi collaboratori e ci pare un bellissimo programma. E poi perché c'è lei e anche perché ne ha passate veramente di tutto. Sì, adesso spero che tutto sia finito e che il 1979 sia un anno buono per me. Io vi ringrazio voi della televisione e la stampa che mi ha aiutato in questa campagna per riportare il circo in Italia. Grazie a Moira Orfei, tantissimi auguri. Grazie. Tanti auguri. Grazie.